Scusi il ritardo, ma ho avuto un terribile mal di stomaco, purtroppo. Ecco. Qui, sì, qua ci sono i documenti che devo firmare. Che io devo fare una cosa non me l'ha detto mai nessuno. Al limite dovrei firmare. Al limite. Ma siamo proprio sicuri che questa cosa mi conviene? Io credo sia la soluzione migliore, insomma si tratta di una polizza su misura in base a quello che è il suo particolare rischio. È nell'ambito del nostro servizio di tailor made, quindi. E se qualcosa dovesse andare storto? Quindi lei vuole diventare come Sophia Loren, ne è sicuro? Da giovane però! Facciamo che mi fido. Ma se dovesse succedere quel qualcosa che non deve succedere, che non deve assolutamente succedere, giuro che vengo qua e te lo stacco pure a te. Veramente questo non sarebbe previsto da contratto, però. Che me ne frega. Diciamo che lo farò per solidarietà maschile. Ma che cazzo ti ridi? Alla fine ce l'ho fatta, papà. Hai visto? Bravo. Sei stato proprio bravo. Ho già preparato l'assegno da 15.000 euro. Vai, va a goderti la vita. Però se fallisci, prima di andare sotto un ponte, ricordati che qui un lavoro per te c'è sempre. Ma dimmi una cosa. Ti vai a aprire un bordello, eh? No, no, papà, in realtà l'idea era quella di aprire un barettino sulla spiaggia. Un barettino sulla spiaggia. Posso venire a trovarti qualche volta? Sai una cosa, papà? Ormai è passato un mese e io ho capito una cosa. Che il mio posto è qui accanto a te. Sai, non avrei mai pensato di potermi innamorare di questo lavoro. Eppure è fantastico. Qui è stimolante, avventuroso. Io mi sento appagato e valorizzato. Oggi come oggi non è facile riuscire a dare fiducia alle persone. Ma noi qui ci riusciamo. Sappiamo farlo, possiamo farlo. Grazie. Riuscire a soddisfare le esigenze di un altro, papà. Ho capito che è una cosa per me vitale ormai. E poi tutto ci torna indietro, in un certo senso. In che modo? L'espressione dei clienti, con gli occhi lucidi. È quello. Perché in quel momento, papà, la soluzione alle sue preoccupazioni ce l'hai tu. Io ti garantisco che la mattina, quando mi sveglio, adesso, al lavoro, ci vengo col sorriso. Godo. Io godo, papà. Godo tantissimo qui. Perfetto! Bravissimo. Da questo momento, tu. Tutto questo sarà tuo. E il barettino alle Canarie me lo vado a aprire io. Dici sul serio, papà, o come al solito? Certo, sono 40 anni che lavoro qua. Ho capito, papà, e la mamma?